può dire che oggi è un grande giorno per tutto il paese. E certo, perché finalmente il paese è un po' più moderno. Io ricordo che nel 1921 l'Italia aveva 100 chilometri di rete ferroviaria in più che non nel 2000. Finalmente oggi possiamo dire che questi 900 chilometri che avremo completati nel 2011 rendono il paese un po' più moderno di quanto non sia ora. Si parte da qui, da Milano dalla Lombardia, Milano-Bologna, si parte dal nord? No, in realtà si è partito dal sud, perché la prima tratta alla fine è stata fatta tra Roma e Napoli, ma questo per colpa nostra, per colpa di quel nord che non voleva l'alta velocità. Oggi finalmente c'è, oggi possiamo toccare con mano quanto essa sia utile. Questo treno cambierà il modo di vita di tutta la Padania, questo è il dato. Ormai possiamo pensare che Torino, Milano e Bologna fanno parte di un unico contesto urbano dal punto di vista sociologico, e questo cambierà completamente le abitudini di vita dei padani. Ma che ti riguarda anche per i pendolari? Tant'ero l'abbiamo avuto, perché nell'ultimo decreto, il DL 185, abbiamo stanziato 900 milioni di euro per treni nuovi per i pendolari e 480 milioni per spenderli, darli alle regioni per i treni regionali, quindi abbiamo avuto un occhio di riguardo anche per loro. Non potevamo però spendere i soldi solo per i pendolari, come è stato fatto per troppi anni. Oggi li abbiamo stanziati sia per l'uno che per l'altro.